mia review di oggi sarà sulla lip tint, quelle che si strappano. Questa è la marca Barrysome. In realtà ne ho comprate, ne ho presa anche una di un'altra marca, cioè che in realtà non c'è scritta la marca. Cioè, in realtà sono fatte così, ma non c'è scritto la marca. Io l'ho presa da Amazon, il prezzo è all'incirca sugli 8 dollari. Non so se le vendono nei negozi, io non le ho mai trovate. Allora, c'è questo nuovo trend di queste tinte per labbra. Devo dire che queste, cioè non ve le faccio nemmeno vedere, sono una schifezza. Quella fucsia addirittura penso che sia difettosa. Ve lo faccio vedere su un pezzo di carta così capite cosa intendo dire per difettosa. Oh madonna, si è appena aperto il contenitore. Benissimo, benissimo. Fatto sta che vedete che sembra, cioè non è nemmeno, è tipo una roba dura, vedete? Quindi non si può neanche mettere sulle labbra. Una schifezza. C'è una schifezza proprio, sembra la gelatina quella che si usa per cucinare. Quindi niente, questo lo vado subito a buttare perché appunto ieri ci ho provato e mi sono trovata con questo blob gelatinoso che ovviamente non si stendeva. Quella rossa di questa marca, anche questa è una schifezza, praticamente mi è finita tutta dentro la bocca e avevo i denti fucsia e la consistenza è leggermente migliore, però insomma non lo so, vuol dire che non tutte le marche sono uguali. Vedete che questa è, rispetto all'altra non ha la stessa consistenza, però non la vado a rimettere proprio perché come vi ho detto ieri ho fatto un casino, se mi seguite su Snapchat magari l'avete visto, avevo tutto in bocca. E praticamente questa invece è quella che è un attimo più carina, che è la marca anche un po' più conosciuta e ve la faccio subito vedere. La potete mettere sia dall'applicatore che con un pennello o con le dita, anche se non ve lo consiglio perché altrimenti vi si tinge il dito ovviamente che è andato ad utilizzare. Le labbra devono essere pulite e senza burro cacao. E praticamente cosa fanno queste tinte? Fanno quello che fanno le maschere peel off, quindi si crea questo strato che dopo ovviamente andiamo a strappare e quindi sotto resta la tinta e la parte superficiale si toglie. Per essere sicura di avere le labbra pulite le vado a bagnare e a pulire e aspetto 2 secondi che si asciughino. Io in realtà vado ad usare un pennello per essere leggermente più precisa, ma potete appunto applicarla o potete prima iniziare magari così e poi dopo col pennello vi aiutate. Questo sembra un po' color sangue, un po' paura. Non vi preoccupate se non è perfetta, tanto tinge le labbra, quindi non è che deve essere super perfetta. Ok, a questo punto senza chiudere le labbra aspettiamo 10 minuti che si asciughino. Ok, sono tornata, il rossetto si è asciugato, lo sentite perché le vostre labbra tireranno. E adesso appunto andiamo a sollevarlo e a toglierlo. Io sono sfigata, sia con le maschere peel off viso che con questa non viene via in modo omogeneo. Praticamente come potete vedere, adesso mi avvicino così vedete meglio, esattamente come le maschere peel off non vengono via in modo omogeneo, ma soprattutto tipo qua all'interno per me è impossibile toglierla. Cosa vedete? Una roba brutta. Le labbra si sono tinte però, cioè vedete che è un effetto orrendo, dove ho le labbra leggermente più secche, ovviamente più scura. E è esattamente lo stesso effetto che fanno i pennarelloni tinta. Quelli che conosciamo, quelli che in 3 secondi ci tingono le labbra e non bisogna aspettare 10 minuti con le labbra aperte. Calcolate che ho dovuto praticamente ingoiare la mia saliva che erano lì tipo quando sei dal dentista che ti mettono il tubo per risucchiare la saliva. Più o meno la stessa cosa perché devi stare lì così per 10 minuti. Quindi è un trend del momento, ma un trend secondo me comunque che io spero finisca in fretta perché ovviamente su Instagram tutte quante che fanno le fighe, che se lo strappano. In realtà se avete le labbra leggermente secche, se comunque sbagliate leggermente la dose, le mettete un po' meno in alcune zone, non si stacca più. Se le mettete troppo ci sta 5 ore ad asciugarsi, è veramente una perdita di tempo incredibile. Il mio voto quindi per questo prodotto è trullo di tamburi 4, gli do 4, non gli do meno perché in realtà l'unica cosa positiva di questa marca è che dura abbastanza, bisogna dire che dura. L'altra marca è proprio innominabile, a parte il fatto che non abbiamo capito che marca è perché non c'è scritto. La puzza è abbastanza cattiva,
All'interno, allora, questa marca qui non si capisce cosa abbia perché è tutto scritto in coreano. Nell'altra, in realtà, c'è scritto che c'è dentro: primo ingrediente, la vitamina E, poi l'olio di rosa, essenza di aloe e mix e cere miste. Quindi in realtà non sembra neanche ci siano chissà che ingredienti dentro. Non so da dov'è che arriva la puzza, perché puzza tipo il Crystal Ball. Crystal Ball, se vuoi poi mettetelo in bocca. Crystal Ball, ti tinge poi... No, non lo so. Ragazze, ciao bellezze. Ah, una cosa che mi ero dimenticata ovviamente di dire: le labbra ovviamente saranno super secche dopo. Quindi essendo una tinta, non, cioè l'unica cosa che potete fare è super idratare le labbra, perché ovviamente le va proprio a seccare. In questo momento sono bruttissime, perché sembra veramente che io al centro abbia del sangue, perché è più scuro. Roba brutta, roba brutta. Per toglierlo serve uno struccante bifasico o qualcosa a base di olio e un po' di olio di gomito.